Ciao a tutti amiche e amici di BPM Power e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo del Samsung Galaxy Tab S7 Plus, ma prima di iniziare vi invito, se non lo avete ancora fatto, a iscrivervi al nostro canale YouTube e ad attivare la campanellina per non perdervi nemmeno un nostro video. Incredibilmente sottile e leggero ma resistente, questo tablet è disponibile nelle tonalità Mystic Black, Mystic Silver e Mystic Bronze. Il telaio e il retro del Galaxy Tab S7 Plus sono realizzati in alluminio e misura solo 5,7 mm di spessore e il suo peso è di 575 grammi. Il display è in Super AMOLED da 12,4 pollici con una risoluzione di 2800x1752 pixel e una densità di 266 ppi. La frequenza di aggiornamento del display è di 120 Hz. Al cuore di questo tablet è presente il processore Qualcomm Snapdragon 865 Plus, un octa-core con una frequenza base di 2,4 GHz e una frequenza turbo massima di 3,1 GHz. Ha 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, espandibile fino a 1 TB tramite microSD. La GPU è Adreno 640, mentre il sistema operativo è Android 10. Samsung include la sua S Pen nella confezione. Con un design completamente rinnovato per una presa ancora più comoda e sicura, la S Pen offre una latenza di soli 9 millisecondi per ridurre al minimo il ritardo tra pensiero ed azione. E, quando non serve più, è possibile riporle sul retro del tablet grazie all'attacco magnetico dove si ricarica in maniera wireless. Ma passiamo ora a parlare delle fotocamere. Samsung Galaxy Tab S7 Plus è dotato di doppia fotocamera posteriore, un sensore principale da 13 megapixel e un obiettivo ultra grandangolare da 5 megapixel. La fotocamera frontale, invece, perfetta per le videochiamate e per i selfie, è da 8 megapixel. Per quanto riguarda i video, questo tablet è in grado di registrare video in 4K a 30 fps. Inoltre, ha ben 4 altoparlanti HG incorporati che garantiscono un suono forte e chiaro sia durante la riproduzione di video o film che durante le videochiamate. Samsung Galaxy Tab S7 Plus supporta il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.0 e il GPS. Non supporta la tecnologia NFC. Infine, la batteria. Quest'ultima è da 10.090 mAh e Samsung dichiara fino a 8 ore di durata in navigazione internet con Wi-Fi e fino a 14 ore in riproduzione video. Il tablet si ricarica tramite USB-C con adattatore da 15 W incluso in confezione. Supporta però anche la ricarica rapida da 45 W. Potete trovare il Samsung Galaxy Tab S7 Plus su bpmpower.com cliccando sul link riportato qui in basso in descrizione. Se non lo avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube, mettere mi piace alla nostra pagina Facebook e a seguirci anche su Instagram. Mi raccomando, attivate la campanellina per non perdervi nemmeno un nostro video. Ciao a tutti e alla prossima!